Benvenute e benvenuti a Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. In questo podcast esploreremo il contesto degli anni 70 in Italia, soffermandoci sulle lotte delle donne e sull'attivismo femminile che hanno caratterizzato quell'epoca. A partire dal 68 e il fermento per il cambiamento politico, sociale e culturale che lo ha caratterizzato, ci addentreremo nel periodo della strategia della tensione, un momento cruciale per comprendere la storia dell'Italia, per poi concentrarci su diverse prospettive di lotta femminile. Attraverso interviste, testimonianze e analisi storiche, cercheremo di dare voce alle protagoniste di questo periodo straordinario e di comprendere l'impatto duraturo che il loro impegno ha avuto sulla società italiana e oltre. È necessario precisare che questo podcast si concentrerà principalmente sull'area industriale del Nord Italia, in particolare nelle aree di Torino e Milano. Ciononostante, proveremo a fornire un quadro panoramico generale, evidenziando gli elementi di continuità e scambio interregionale e internazionale che hanno rappresentato una delle principali novità nel panorama italiano post-68. Unisciti a noi mentre gettiamo uno sguardo approfondito su un capitolo cruciale della storia italiana, esplorando le storie, i trionfi e le sfide di sei donne che si sono spese in prima persona per le generazioni a venire. Questo è Voci di Lotta. Donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Capitolo 5. L'impatto sulla società e l'oggi. Giungiamo quindi al capitolo finale del nostro viaggio esplorativo nelle lotte degli anni 70. In questa ultima parte del podcast abbiamo provato ad inquadrare il ruolo delle donne e l'impatto che ha lasciato sulla società di oggi. Abbiamo chiesto alle intervistate di valutare la loro esperienza di attiviste e militanti e darci qualche suggestione per affrontare a testa alta le lotte di oggi. Barbara Di Tommaso, pedagogista e formatrice da sempre coinvolta nel monitoraggio di progetti sociali, mette in luce un tema cruciale posto dalle donne. Se c'è qualcosa che ha rivitalizzato e portato avanti il movimento in quegli anni, i movimenti in quegli anni, è stato proprio il contributo delle donne, il pensiero un po' più libero che decollava sulle cose che hanno portato dentro le donne in primo luogo, la critica proprio agli assetti del potere. Il tema del potere l'hanno posto le donne, cioè, se no quel cavolo che veniva posto non si poneva, se non nel senso di prenderlo questo potere. L'importante era prenderlo. Cosa farne dopo, cosa voleva dire avercelo, sembrava che non fosse un problema, invece gli esempi ce li avevamo un po' da vedere, no? In certe forme appunto di leadership, di violenza, di machismo, di ruoli. Ecco, tutto questo è stato decostruito e riformulato in termini che secondo me ci sono preziosi ancora oggi, francamente. Ecco. Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico ucciso nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, precipitando dai locali della questura di Milano, mette in chiaro il ruolo che hanno avuto le donne nel far emergere i temi della verità e della giustizia durante gli anni della strategia della tensione. Il ruolo delle donne non se lo scelgono. E quindi, sì, quello che ti muove sarebbe epico, no, dire, la voglia di giustizia, di verità. E io dico la rabbia sì, la rabbia e riuscire a elaborare questa rabbia in modo che non distrugga te stessa. Cercare delle strade, anche nell'ambito della legalità, è difficile. E non so se nessuna delle donne che io ho conosciuto si è scelta questa strada, gli è stata imposta. Hanno dovuto farti carico, perché molte volte si sono trovati da soli, le famiglie si sono trovate da sole e devono essere le famiglie che si muovono, allora come adesso. Non sono le istituzioni che nei momenti in cui qualcuno muore per mano di una divisa o all'interno di una istituzione, che sia una questura, un carcere, un ospedale psichiatrico,
non sono le istituzioni che cercheranno di arrivare a una verità. Devi essere forte, ma chi è che vuole essere forte? Chi è che non vorrebbe dire ci pensa qualcun altro? Che non c'è nessun altro che ci pensa, cioè se non sei tu. E quindi c'è chi ce la fa e chi ce non, e non ce la fa. Ed è assolutamente giustificabile anche chi non ce la fa. Sì, quello che conta di più è che sì, ci sono delle donne, ma che da sola non va da nessuna parte, che ci vuole una grandissima solidarietà. Vicky Franzinetti, militante femminista e del movimento Lotta Continua, tratteggia le differenze tra il contesto di allora e quello di oggi. Quando è passato l'aborto in Italia nel 78, la legge intendo dire, le famiglie erano grosse, che voleva dire più lavoro, più tutto. Nel mio passato c'era molta più attenzione a quelli che erano i problemi che riguardavano tante persone, piuttosto che una, o un numero limitato, mentre adesso mi sembra che alcuni temi, anche se riguardano poche persone, diventano dirimenti in quella maniera lì. Cioè, la questione dell'aborto piuttosto che degli aumenti salariali o della possibilità di accedere all'università riguardavano milioni di persone. E c'era un'attenzione cosciente su questo, cioè ci si occupa di quel problema perché riguarda. E poi adesso c'è come una parcellizzazione, ma alcuni problemi sembrano essere diventati assolutamente dirimenti. Questo secondo me è un cambiamento grosso. E purtroppo la destra si sta occupando invece di queste altre cose, in parte, con altri atteggiamenti, ma mi sembra che ci sia un aumento di violenza su singole donne notevole. Non credo che sia solo più a questo punto che ne se ne parla di più. Credo che ne ammazzino di più, per i motivi di insofferenza maschile, Sì, di chiaro. insopportabilità, cioè non sopportano una donna forte, e questo è un po' un problema. Ma quello che consiglio io alle ragazze oggi, io le invidio molto, eh. Le invidio perché, ma questo è forse uno sbaglio mio nel dire, ma quante possibilità hanno e non si rendono conto. Ma sì che si rendono conto, però devono affrontare altre cose, altre dinamiche. Io vorrei che le ragazze, prima di tutto, fossero così sicuri di loro stessi, di quello che vogliono, anche se giovani, cominciassero da giovani a sapere quello che vogliono. Vorrei che cominciassero, che non perdessero tanto tempo a prendere delle sberle prima di capire. Amare soprattutto se stessi e quello che vogliono fare, ma sui diritti, e poi guardarsi attorno, guarda. Questo è il consiglio di Carmela Restelli, sindacalista di lungo corso nel reparto impiegatizio di un'industria chimica. Pat Carra, fumettista femminista che con le sue vignette ha raffigurato uno spaccato dei movimenti, indica una strada per l'espressione di sé. L'ironia non è una cosa che ti inventi per mestiere, devi averlo come che tu l'hai costruito perché ne hai avuto bisogno, diciamo veramente, da molto presto nella vita. Magari poi anche un talento che uno dice che è bello, sì, è bello, però è anche una cosa che nasce su terreni abbastanza accidentati, diciamo. Alcune si cimentano sulla violenza e questo è molto positivo. Perché vedo anche insomma, che non cadono nella vittimizzazione, quindi mi sembrano cose importanti che stanno succedendo. Ancora Barbara Di Tommaso ci regala un consiglio sempre valido. Quello che io ho visto, che per me è stato molto importante, ma oggi è molto diverso, eppure mi sento di trainarlo, ricontestualizzandolo, è questo gioco tra quello che tu senti che accade nel tuo mondo interno e quello che tu puoi provare a vedere, sperimentare, agire nel mondo fuori. Che
Questa attenzione a sé, alla cura di sé, un sé che non è mai definito definitivo, ma è che è in movimento, in costruzione, ma è qualcosa che tu senti dentro, che ti appartiene, che ti forma, che c'è. E il riscontro che ne hai nel mondo, questa attenzione dentro fuori, io credo che sia estremamente vitale, importante, e mi verrebbe da dire alle giovani donne, coltivatela, coltivatela, che può essere leggere, stare in silenzio, camminare in montagna, scrivere poesie, ma poi uscire, parlare, confrontarsi, stare in gruppo, cioè coltivare questo fronte, questa permeabilità, ecco, dell'interno con l'esterno, non sacrificando l'una o l'altra, perché sono vitali se stanno assieme, e se ne togliamo un pezzo di queste cose, una parte, una componente, ci impoveriamo tanto, ci intristiamo e secondo me, proprio come donne, ma forse un po' tutti, ci spegniamo, non so come dire. Se alimenti sorellanza, di solito la crei e la trovi, cioè se è un sistema autoriproduttivo, non so come dire, autogenerativo, autopoietico. Per cui, ecco, coltivare sorellanza, cercare rapporti intensi, importanti, anche conflittuali, ma importanti, sinceri, per guardare a sé, al mondo, è una cosa che secondo me ci fa bene a tutte, a tutti, però adesso stiamo pensando alle donne, che forse ne hanno più bisogno ancora oggi, eh. Devi diventare una roccia, lo impari col tempo, devi imparare a difenderti, ma devi imparare a difenderti perché i nemici sono tanti e hanno più armi di te, però anche quelli che si dicono amici, molte volte ti vogliono solo strumentalizzare o ti vogliono dire quello che devi fare. Ti devi mettere in gioco, perché questa cosa vuol dire che ti devi mettere in gioco tu per prima. Bisogna mettersi in gioco, questo lo posso assicurare. Direi di avere coraggio. Coraggio e qualche amica che non ti faccia il sermone. E se ce n'è che ti fanno il sermone, sono dei personaggi, diventano personaggi del tuo lavoro, delle tue opere. L'ultima, se dovessi individuare due o tre temi focali per il femminismo attuale. Non ci penso Non è neanche. appare più. Tocca a voi. Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso le voci e le storie di donne comuni e straordinarie dell'Italia degli anni 70. Le loro testimonianze hanno illuminato il passato e ci hanno offerto preziosi spunti su un'epoca di cambiamento e attivismo. Mentre concludiamo questo podcast, prendiamoci un momento per riflettere sulle potenti narrazioni che abbiamo incontrato. Queste donne, provenienti da diverse esperienze e con percorsi di vita diversi, hanno condiviso le loro sfide, contribuendo ciascuna a tessere la trama della storia. Gli anni 70 in Italia sono stati una stagione di sconvolgimenti, un periodo in cui queste donne hanno avuto il coraggio di sfidare lo status quo. Le loro voci ci hanno ispirato ad ascoltare, imparare e agire. Assicuriamoci che le loro storie non vengano dimenticate, ma piuttosto servano da catalizzatore per un cambiamento positivo. Speriamo che portiate con voi le loro storie e continuiate ad essere agenti di cambiamento nelle vostre vite e comunità. Insieme possiamo costruire un futuro più luminoso per tutte e tutti. Questo podcast è prodotto nell'ambito del progetto Prospettive Femminili sulle transizioni democratiche degli anni 70, 80 e 90. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'European Education and Culture Executive Agency. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenuti responsabili per essi.